Presidente, bentornato nel Vallo di Diano, un'occasione lieta l'inaugurazione di questa chiesa a Polla. Beh, intanto sì, per me è sempre un piacere venire, l'ho fatto qualche volta in questi anni, quindi credo che è un segnale di presenza della regione anche dal punto di vista proprio fisico. Quando posso venire qui in un'area straordinaria, credo che abbiamo fatto buone cose insieme con gli amministratori locali, con il sindaco. È evidente che abbiamo questa voglia e Rocco di costruire occasioni in un momento di crisi, anche di investimenti, in questo caso un intervento su una chiesa che è una delle tante cose che abbiamo fatto, devo dire, riuscendo a recuperare risorse che altre regioni non sono riuscite a recuperare, e nell'interesse generale, perché è evidente che dobbiamo sempre guardare a questo in un momento di difficoltà economica del paese, ma ricordo che la regione Campania in queste difficoltà si è difesa meglio delle altre. E poi la potenzialità straordinaria di quest'area, anche area interna, abbiamo anche fatto abbiamo dato questa novità attesa da tanti anni, quindi è una tante occasioni che continueranno con il buon governo delle amministrazioni locali e con una regione sempre attenta al territorio. La campagna elettorale è sempre un momento per fare un bilancio di quello che è stato fatto e soprattutto di guardare al futuro, perché dobbiamo guardare chiaramente le cose che dobbiamo fare per il domani. Le comunità locali devono decidere il loro destino, quindi non è possibile imporli nulla, i piani sono piani, poi le realizzazioni vanno decise in sede locale, e noi nel frattempo abbiamo fatto uno sforzo per tentare di portare qui risorse, completamento, metanizzazioni, investimenti nel settore delle energie pulite, alternative e rinnovabili. Queste sono, credo, la strada maestra. Più comuni diventano una città, una comunità insieme, anche attraverso le strategie delle aree interne, avranno la possibilità di poter decidere meglio come concentrare le risorse. Quindi molte volte si spendevano in mille rivoli, oggi c'è la necessità di concentrare sui grandi servizi ai cittadini, quindi miglioramento e potenziamento della sanità, miglioramento del sistema dei trasporti, di tutto il welfare che è fondamentale e necessario, e tanti servizi, come no, che non siano chiusi ma che siano aperti nel nostro sud, quindi dobbiamo su questo... C'è una grossa polemica, Presidente, del PD del Vallo di Diano, che non è presente qui oggi e giudica questa giornata come una pubblicità elettorale. Cosa risponde? Intanto mi dispiace che non vengano, sono cose che interessano la comunità, quindi non ci sta un colore politico. Grazie, rispettiamo tutti quanti e andiamo...